io ho avuto la fortuna nel corso della mia vita anche recente di venire a contatto anche diretto con la realtà dell'Ucraina, sia la realtà ucraina. Scusami. Sia dal punto di vista, diciamo, della realtà politica, quindi diciamo se dell'Ucraina, i gruppi dirigenti dell'Ucraina, tanto ormai ho preso sto vizio, perdonatemi, sia dal punto di vista della realtà politica, dei gruppi dirigenti, dei quadri politici, dei militanti, sia dal punto di vista della realtà più della gente comune, della gente semplice. Sono stato nella seconda metà degli anni 90 al congresso del Partito Comunista di Ucraina, e non mi sono trovato di fronte a dei fantasmi né a un partito inesistente, del resto un partito che nelle ultime elezioni ha ottenuto elezioni che sono state considerate elezioni democratiche da tutti gli osservatori internazionali, che hanno portato sia pure di misura Yanukovych alla presidenza, che rimane presidente legittimo fino a nuove elezioni presidenziali, che così vuole la democrazia occidentale, no? A cui ci si richiama spesso, e il Partito Comunista ha avuto il 15% dei voti, quindi non si tratta di una invenzione. Un partito che rifletteva e riflette al suo interno anche le differenze che esistono tra una parte più russofona, storicamente la parte orientale, la parte del Donbass, delle miniere, che infatti all'interno del congresso chiedeva una parificazione, che ci si battesse per una parificazione della lingua ucraina e russa, e una parte invece di comunisti che vivevano nella parte, che vivono nella parte occidentale dell'Ucraina, che invece dicevano: chiediamo un ruolo importante per la lingua russa, perché è parlata da un terzo del paese, ma non mettiamolo sullo stesso piano della lingua ucraina. Quindi anche all'interno di un congresso dove si è discusso e dove si è votato su questo, quindi mi sono trovato di fronte a un partito vivo, a un partito reale, a un partito con legami popolari e ad un partito con una viva, ricca democrazia interna, una discussione molto forte, cosa che probabilmente non avveniva nell'epoca sovietica, perché nessuno di noi è nato ieri e sappiamo benissimo che anche la vita interna del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, anche nelle sue diverse componenti nazionali, per tutta una lunga fase storica è stata caratterizzata da fenomeni di autoritarismo molto, molto forte, che peraltro hanno portato anche, sono una delle ragioni per cui poi i comunisti in quei paesi si sono staccati dalla popolazione. E non c'è dubbio, la signora ha ragione quando dice che dopo il crollo dell'Unione Sovietica gran parte della nomenclatura che faceva parte del settore ucraino del Partito Comunista dell'Unione Sovietica sono passati dall'altra parte, sono diventati dei corrotti, si sono venduti all'Occidente, sono diventati dei mafiosi, hanno fatto affari, a dimostrazione che noi eravamo in presenza negli ultimi anni nella realtà sovietica di un processo degenerativo profondo nella nomenclatura, nei gruppi dirigenti, negli apparati politici. Quelli che sono rimasti in quella situazione sono i comunisti che, se permetti, come da noi, continuano a crederci, perché non è stato e non è facile essere comunisti in quel paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Ma taglio via su questo punto del partito. L'elemento più interessante della mia esperienza personale, del tutto casuale, è dovuto al fatto
che nella mia casa per circa 12-13 anni io ho avuto a lavorare due sorelle ucraine, prima una e poi l'altra. Adesso sono ritornate, una in Ucraina, l'altra a Mosca. I figli sono andati a studiare a Mosca, si sono sposati lì, quindi lei li ha raggiunti. Due donne con le quali siamo diventati profondamente amici, due donne colte, due donne che conoscevano la storia, l'esperienza del loro paese e che mi hanno aiutato tantissimo a capire. Non dico che la loro testimonianza vada presa come oro colato, non c'è dubbio, ma le conversazioni durate anni con loro mi hanno aiutato a penetrare un pochino, al di là delle letture, dei libri, dello studio. Una di queste era ingegnere nelle miniere del Donbass, che entrambe venivano dalla regione delle miniere. L'altra, ingegnere che però svolgeva una funzione amministrativa, che non lavorava nei pozzi, e l'altra che aveva invece sempre nelle miniere una funzione amministrativa d'ufficio. Naturalmente, quali sono state le domande che hanno caratterizzato le nostre conversazioni in questi anni? Primo, premesso, sono venute via dal loro paese pur avendo un livello alto di qualificazione, di laurea o di diploma, perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica hanno perso tutto. L'Ucraina è sprofondata in una miseria nera assolutamente non paragonabile alla situazione precedente, che non era il paradiso terrestre, ma che era una situazione di gran lunga migliore dal punto di vista delle condizioni di vita della grande maggioranza della popolazione. È crollato tutto, non c'era lavoro, hanno dovuto emigrare, per cui ingegneri o tecnici o impiegati qualificati sono venuti a fare le badanti, le cameriere, questa è la verità, che tu conosci molto bene, e hanno patito, hanno sofferto, lo hanno fatto per i loro figli, hanno messo da parte un po' di soldi, e quando hanno pensato che quei soldi bastavano per comprarci una casetta, per aiutare i figli a studiare, eccetera, eccetera, sono ritornate nel loro paese. Bene, come vivevate nell'Unione Sovietica? Noi abbiamo di quel periodo, noi e le nostre famiglie, più conosciamo la realtà attuale dell'Ucraina, abbiamo un ricordo di grande nostalgia, non perché vivessimo da ricchi, anzi, mediamente il tenore di vita medio della popolazione era piuttosto modesto, i negozi dei grandi beni di consumo, le automobili, i registratori, i vestiti erano sicuramente più poveri e squarniti di oggi, però vivevamo una vita tranquilla, c'era lavoro per tutti, non lavoravamo granché perché non c'era una grande disciplina sul posto di lavoro, anzi, più o meno vivevamo tutti nelle stesse condizioni di vita, non c'erano grandi differenze e quindi anche le cose che ci mancavano pesavano di meno perché mancavano a tutti. I nostri figli potevano studiare gratuitamente, avevamo un'assistenza sanitaria garantita, tutto con modestia, ma però noi vivevamo una condizione di protezione sociale e di tranquillità che dopo il crollo dell'Unione Sovietica è crollata e ci siamo trovati in una situazione di instabilità, di mancanza di lavoro, di mancanza di protezione sociale, e per questo abbiamo dovuto lasciare il nostro paese. Perché non pensiate, ci dicono, che noi veniamo a lavorare nei vostri paesi inseguendo un sogno di benessere, eccetera. No, a noi costa lasciare là i nostri figli, la nostra gente, i nostri parenti, i nostri amici, ma è un sacrificio che dobbiamo fare perché non ce la facciamo, perché una parte di noi in quei paesi, dopo il crollo dell'URSS, fa la fame, e noi per i nostri figli ci siamo sobbarcati questo sacrificio. Un'altra domanda, ma
qual è la situazione nel vostro paese? Perché siccome hanno lavorato nella mia casa negli ultimi 12-13 anni, diciamo che attraverso di loro ho cercato di seguire attraverso le loro testimonianze dirette quella che era anche l'evoluzione politica del paese. E anche qui, per farla breve, è stato in parte ricordato, cioè il paese dopo il crollo dell'URSS è finito nelle mani di una nomenclatura corrotta, sostenuta dall'Occidente, che si è appropriata di tutte le ricchezze del paese, con poche lire, si è creato un intreccio tra politica, criminalità e oligarchie economiche e si è creata un governo corrotto in cui politica, affari e oligarchie economiche hanno creato un intreccio. E questo ha praticamente, salvo il Partito Comunista, che è sempre rimasto all'opposizione di tutto questo, i comunisti che sono rimasti all'opposizione di questo, gli altri, i seguaci della Timoshenko, i seguaci di Kuchma, i seguaci di Yushchenko, i seguaci di Yanukovych, i vari presidenti che si sono susseguiti negli anni, hanno formato una sorta di casta, non con gli stessi orientamenti politici e gli stessi legami internazionali, ma una casta che ha profondamente disgustato il paese. Per cui non c'è dubbio che in Ucraina, sia nella parte est che nella parte ovest, esiste una diffusa crisi sociale, una situazione diffusa di miseria, di povertà e un grande malcontento nei confronti dei privilegi e della corruzione della casta politica e delle oligarchie economiche. Giudizio che all'inizio vi era una certa un'apertura di credito dopo che vi è stata l'elezione di Yanukovych, anche perché queste due sorelle venivano dalla regione orientale, dalla zona del Donbass, è la zona russofona, e quindi la vittoria di quel partito delle regioni che si richiamava maggiormente, che aveva i maggiori legami economici, politici con la Russia, prima di Yeltsin e poi con la Russia di Putin, avevano guardato con una certa simpatia, con una certa apertura di credito nei confronti, e il giudizio poi invece è stato assolutamente drastico, ed è lo stesso giudizio che oggi viene dato dai comunisti ucraini, che da questo punto di vista coraggiosamente, pur distinguendo, no, tra un male maggiore e un male minore, però si sono posti su una posizione di netta opposizione sia all'una gestione che all'altra. Quindi chiudo su questo punto, il giudizio che nell'ambito di questa discussione che abbiamo fatto oggi è stato dato dai compagni che mi hanno preceduto, dai relatori, devo dire non si discosta da quella che è stata una testimonianza personale, discutibile, no? È una delle tante possibili, ma una testimonianza personale di persone semplici che hanno vissuto la storia precedente e la storia più recente di quel paese e che naturalmente hanno mantenuto continuamente rapporti con i familiari e che quindi erano informate continuamente dell'evoluzione nel loro paese. La seconda cosa che vorrei dire è che francamente, con tutto il male che si può dire del governo Yanukovych, mi sembra che, è già stato ricordato dallo Surdo all'inizio, se in Italia o in Francia o in Gran Bretagna o negli Stati Uniti manifestanti armati, perché di questo si tratta, lì c'erano manifestazioni che noi non conosciamo in Occidente, di una avanguardia militarizzata e armata, che è quella organizzata dai neonazisti di Svoboda, perché io sfido chiunque, basta sfogliare i giornali, sono
sono gruppi organizzati che peraltro hanno un consenso elettorale del 10%, mica quindi piccole minoranze come in Germania, no? Sono una entità consistente. Le avanguardie militanti di questo movimento sono le avanguardie armate che sono state sostenute dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dalla NATO, e che hanno preso la testa di un movimento di protesta, un movimento sociale e popolare di protesta sicuramente, che ha coinvolto settori popolari ampi e che hanno cercato di indirizzare un malcontento popolare e sociale reale per le condizioni disastrose in cui vive una gran parte della popolazione, hanno cercato di indirizzarlo verso obiettivi politici di golpismo neofascista. Guardate, noi in Italia abbiamo vissuto un'esperienza del genere a Reggio Calabria negli anni dei boia Cimona, dove il malcontento più che legittimo delle popolazioni meridionali fu sfruttato dai fascisti, e un bel momento il governo italiano mandò l'esercito a normalizzare la situazione, cosa che non è stata fatta in Ucraina, probabilmente perché l'esercito era e rimane diviso tra fazioni diverse, e quindi probabilmente la mobilitazione dell'esercito avrebbe potuto anche comportare una precipitazione verso una guerra civile armata che, coinvolgendo i corpi militari, poteva degenerare in qualche cosa di veramente tragico, un pericolo che esiste ancora. E qui dobbiamo guardare con attenzione come si muove la diplomazia internazionale e i tentativi che sta facendo il governo russo insieme alle componenti meno oltranziste della diplomazia occidentale, europea occidentale, per cercare di impedire, trovare un compromesso che da una parte eviti la spaccatura in due dell'Ucraina ed eviti al tempo stesso che la situazione precipiti in uno scontro, in una vera e propria guerra tra due parti, organizzata militarmente anche dai settori dell'esercito, delle forze armate, eccetera. Perché la realtà anche di questi giorni dimostra che esiste una parte consistente della popolazione, della parte occidentale, che è pronta a seguire i fascisti, i nazisti nello scontro armato militare, ed esiste una parte nell'Ucraina orientale che al contrario è disposta, che auspica l'intervento russo, che auspica la secessione magari del paese e il collegamento con la Russia, a partire dalla Crimea, dove esiste la flotta russa, eccetera. Ma questo sentimento filo russo di una parte della popolazione ucraina è reale, come esiste storicamente, per alcune delle ragioni che tu ricordavi, indubbiamente, un sentimento antirusso, filo occidentale, di legame religioso con la Chiesa Uniate, Chiesa che non a caso, quando Hitler invase l'Ucraina, spinse quella parte della popolazione, e il sentimento antirusso e antisovietico che quella parte della popolazione aveva maturato la spinse al collaborazionismo con l'SS. E questa è storia. Galizia. Com'è? Galizia. L'SS Galizia. Sì. Dopo, se potrei, una piccola replica. No. Non c'è problema. No, non c'è problema, cerchiamo di ragionare sui fatti, ma i fatti hanno la testa dura, tutti. Tutti. E io cerco di attenermi ai fatti. Naturalmente poi ognuno dà la sua interpretazione. Del resto, quando il capo della socialdemocrazia europea, Schulz, dice bisogna, per risolvere dal punto di vista politico e diplomatico, con un compromesso, la crisi ucraina, bisogna discutere anche con i nazisti, lui stesso ammette non solo che i nazisti esistono, ma che hanno un ruolo fondamentale nella direzione di una parte importante, purtroppo, del movimento di massa, del movimento popolare,
e che per tenere a bada o per cercare in qualche modo di raggiungere un compromesso che coinvolga anche questa parte della popolazione è necessario, dice Schulz, non è che lo dico io, io ho un altro punto di vista, ma non contiamo poco nella diplomazia internazionale, quindi osserviamo e cerchiamo di capire, lo dice il capo della socialdemocrazia tedesca, bisogna discutere anche con i nazisti. E non credo che gli faccia piacere, non credo che gli faccia piacere dirlo, riconoscerlo, non credo che la socialdemocrazia tedesca sia giunta al punto da auspicare un ritorno di un regime neonazista o influenzato e condizionato dai nazisti nel cuore dell'Europa. Sarebbe un'aberrazione, comporterebbe un rischio terribile di regressione barbarica della civiltà europea, ma anche un rischio di guerra, un rischio potenziale di guerra e di conflitto politico-militare nel cuore dell'Europa. Bene, chiudo su questo punto e rapidissimamente accenno alle altre due questioni su cui avrei voluto richiamare maggiormente la vostra attenzione, ma il dibattito, diciamo, sulla realtà concreta, sull'analisi concreta della situazione concreta dell'Ucraina di oggi mi ha stimolato anche sulla base della mia esperienza personale a portare una testimonianza e alcune valutazioni. Le due cose che volevo dire in più sono: primo, l'Ucraina è il tentativo dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della NATO, di sottrarre il paese o una parte del paese a un'influenza russa storica, fa parte di un gioco internazionale, di un conflitto internazionale, di una competizione globale. Non è un qualche cosa che può essere separato da questo, di cui l'Ucraina è un pezzo di una scacchiera complessa. Qual è, detto in pillola, la questione? La questione è che i gruppi dirigenti del mondo capitalistico, imperialistico, i paesi più sviluppati, Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, soprattutto da alcuni anni in cui la crisi del sistema capitalistico ha precipitato anche questi paesi in una condizione di difficoltà, da cui non si vede uno sbocco, una via d'uscita. Sono preoccupati dalle previsioni che i loro studiosi, gli economisti, fanno sullo sviluppo degli equilibri mondiali nei prossimi 20-25 anni se la situazione continua così. Perché quello che oggi dicono non i comunisti, magari i comunisti sono più prudenti su questo, quello che dicono gli ideologi della grande borghesia è che se andiamo avanti così, tra 20 o 25 anni, i grandi paesi imperialisti, Giappone, Unione Europea, Stati Uniti, Canada, controlleranno, influenzeranno circa un terzo dell'economia mondiale, mentre i BRICS, la Russia, la Cina, il Brasile, il Sudafrica, l'India, influenzeranno all'incirca i due terzi. Cioè gli equilibri rispetto a quelli che sono stati gli equilibri dalla seconda guerra mondiale e oggi si ribalteranno completamente, e noi sappiamo che per molto meno sono scoppiati, per mutamenti molto meno radicali degli equilibri nella storia mondiale sono scoppiate purtroppo la prima e la seconda guerra mondiale, e quindi l'Occidente si prepara
qualora non riuscisse a uscire da questa situazione in altro modo, si prepara a uscire sul piano militare, si prepara alla guerra, prefigura uno scenario possibile di terza guerra mondiale. È terribile doverlo ammettere, ma questo è il rischio che incombe sulla storia del mondo nel XXI secolo. E quindi chiaro, prima di ricorrere alla soluzione finale, i grandi paesi imperialisti cercano, con guerre limitate, con una politica di riarmo, con una destabilizzazione degli equilibri, di riprendersi almeno una parte dell'influenza che stanno perdendo. Ed è questo il filo rosso, anzi il filo nero, che spiega la quasi totalità delle guerre che ci sono state dopo il 1989, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Iraq, l'Afghanistan, la pressione politico-militare contro il Venezuela, che è drammatica attualità in questi giorni, il tentativo di portare anche lì, no, la rivoluzione colorata e determinare una situazione interna di rovesciamento del potere progressista. La pressione politico-militare sull'Iran, la pressione politico-militare sulla Corea del Nord, un paese che non ci piace per il suo regime interno, ma che ha il diritto di vedere la sua sovranità rispettata come ogni altro paese del mondo, come prevede la Carta delle Nazioni Unite. Dopodiché saranno i coreani, se non sono contenti della situazione che c'è nel loro paese, a trovare prima o poi le vie del rinnovamento della loro situazione. Quindi c'è una politica espansionista e di destabilizzazione, guardate che ha trovato nell'amministrazione di Obama non una riduzione, ma un'accentuazione, cioè il premio Nobel per la pace, che fu accolto nel momento della sua elezione come un elemento progressista, portatore di pace e progresso in tutto il mondo, si sta rivelando un abile stratega della guerra articolare e dell'organizzazione della sovversione nei paesi che gli Stati Uniti d'America e la NATO cercano di riprendere sotto la loro influenza. Parte di questa politica di espansione e di sovversione ha colpito lo spazio, i paesi dell'area ex sovietica. Non sono riusciti a passare in Russia e credo che non riusciranno, perché in Russia esiste un potere politico-militare saldamente nelle mani di forze che non intendono farsi colonizzare, e dopo l'intermezzo triste, tragico di Yeltsin, che stava svendendo la Russia all'Occidente, quali che siano le opinioni che noi possiamo avere sul regime di Putin, sulla situazione interna, non mi addentro, ma un giorno bisognerà pure che ragioniamo anche su questa cosa, lì non passo, perché alle ultime elezioni politiche le forze filo occidentali e filo NATO non hanno nemmeno raggiunto lo sbarramento del 3% in Russia. E le altre forze sono forze che magari si combattono tra loro, come si combattono repubblicani, democratici negli Stati Uniti, ma che però non mettono in discussione le fondamenta di un potere politico che comunque vede nelle mani dello Stato i settori fondamentali dell'economia e vede le forze armate, i servizi di sicurezza, la magistratura, l'apparato statale nelle mani di forze che non intendono farsi colonizzare dall'Occidente. Così hanno tentato in Bielorussia, ma anche lì non sono riusciti, perché comunque il potere politico-militare e anche la situazione economica da questo punto di vista assomiglia abbastanza a quella russa. E invece hanno tentato e sono in parte riusciti in Georgia, in Armenia. Ma il boccone tenteranno in Kazakistan. Si dice che il prossimo obiettivo gli americani di destabilizzazione dello spazio post-sovietico,
gli americani ci stanno proponendo è il grande Kazakistan. E voi ricorderete la campagna che è stata fatta in Italia recentemente su quella donna che non poteva tornare, eccetera, eccetera. Bene, questa campagna viene interpretata dagli analisti come una fase di preparazione per creare un clima, perché la guerra viene sempre preparata prima dalla propaganda di guerra, per creare un clima di ostilità e di diffidenza nei confronti di questo paese, per poi passare alla fase successiva. In Ucraina questo tentativo ha ottenuto sicuramente dei risultati, perché in Ucraina ha potuto fare leva sulla parte occidentale del paese in una situazione di grave disagio sociale provocato dal fallimento della politica dei governi che ci sono stati lì. Non lo ripeteremo mai abbastanza, non c'è nessun tentativo per quanto ci riguarda di assoluzione nei confronti di Yanukovych così come degli altri governanti ucraini. Fare leva su questo malcontento e utilizzare uno spirito, una mentalità, una tradizione storica antirussa largamente diffusa nella parte occidentale nel paese per trasformarla in un modo di rivolta contro il governo fino a prova contraria eletto dalla maggioranza del popolo ucraino, utilizzando questa avanguardia armata neofascista e neonazista che rappresenta il braccio armato in quel caso di questa controrivoluzione, di questo tentativo neogolpista. E quindi all'interno di un disegno più generale che noi oggi dobbiamo collocare la vicenda ucraina come il tentativo di portare anche lì, come da altre parti del mondo, una iniziativa di espansione dell'influenza atlantica che riduca l'influenza economica e politica dei BRICS e soprattutto della Russia e della Cina, che oggi sono legate da un patto, da una partnership strategica, economica, politica, militare molto forte, che terrorizza l'Occidente, perché insieme Russia e Cina sono grandi potenze nucleari, grandi potenze militari convenzionali, grandi potenze economiche, soprattutto la Cina che sta addirittura sopravanzando gli Stati Uniti, e gli analisti prevedono che andrà ancora più avanti e distanzierà ancora di più l'Occidente nei prossimi anni, e la Russia che rimane comunque uno dei grandi serbatoi di risorse naturali energetiche del mondo, e che pure è in una fase, grazie alla direzione politica post-yeltsiniana, è in una fase comunque di riorganizzazione, di ripresa economica e anche di crescita del tenore di vita di una grande parte della popolazione, anche se rimangono fasce, sacche di miserie, eccetera, ma in una situazione, in un contesto che non è in alcun modo paragonabile a quella che è la condizione della popolazione in Ucraina. L'ultima considerazione è quella che io definirei il dovere che abbiamo come comunisti in Italia e come antifascisti di organizzare la solidarietà antifascista nei confronti di quello che sta accadendo in questo paese. In che modo? Tenendo conto, come dire, della limitatezza dei nostri mezzi a disposizione. Primo, facendo un lavoro di controinformazione, quindi cercando di spezzare almeno in parte questo totalitarismo mediatico di cui già parlava lo Surdo, che cerca di rappresentare la crisi ucraina come una lotta tra la libertà e la dittatura, tra il progresso e la reazione, tra l'europeismo e il nazionalismo, e cerca di imbonire e disorientare l'opinione pubblica. Fanno il loro mestiere, ma il totalitarismo mediatico è particolarmente forte, come sempre avviene con la propaganda di guerra. Che lascia pochi spazi al pluralismo, al dibattito, al confronto. Quindi organizzare questa controinformazione lo stiamo facendo nel limite delle nostre forze, lo stiamo facendo anche oggi,
ma attraverso Facebook abbiamo organizzato con altri compagni, con altri anche non compagni, antifascisti, delle pagine Facebook, un lavoro di controinformazione. Siamo in contatto con componenti comunisti, antifasciste all'interno del paese, cerchiamo di leggere e studiare la stampa internazionale, cerchiamo in tempo reale, con un lavoro devo dire egregio da parte di molti compagni, di mettere a disposizione una informazione alternativa, perché almeno l'opinione pubblica italiana possa confrontare quei punti di vista e non si confronti con uno solo. Ma non c'è solo la controinformazione, anche se la controinformazione è il presupposto, perché una cattiva informazione poi non permette nessun tipo di mobilitazione più attiva. I nostri compagni di Messina, particolarmente sensibili a questo tema, compagni del Partito dei Comunisti Italiani di Messina, hanno lanciato l'idea nei giorni scorsi nella loro provincia di una manifestazione antifascista, popolare antifascista, da tenersi a Messina, e con il contributo delle altre province della Sicilia, delle province limitrofe della Calabria, hanno lanciato un appello, li stiamo aiutando, vogliamo far diventare questo appello un qualche cosa che raccolga il consenso e le adesioni di dirigenti politici, sindacalisti, intellettuali, uomini di cultura antifascisti. Non vogliamo dare a questo tipo di iniziative di solidarietà un carattere solo di solidarietà con i comunisti in Ucraina, che pure sono i più perseguitati e con i quali naturalmente noi abbiamo come comunisti, come compagni e come fratelli un dovere e un sentimento di solidarietà, ma non vogliamo dare questa impronta, come dire, troppo marcata sul piano politico ideologico, perché vogliamo che sia messa al centro la consapevolezza che quello che oggi incombe, il rischio più grande che incombe sul paese, è il rischio di una presa del potere in una parte almeno del paese di formazioni politiche che sono fortemente inquinate da una presenza consistente neofascista, neonazista, che gode di importanti appoggi internazionali. E quindi credo, mi permetto di indicare anche ai compagni, agli antifascisti di Ancona, delle Marche, eccetera, questa iniziativa che hanno preso i compagni di Messina come un modello da imitare, da declinare ognuno nelle proprie realtà, sul terreno della controinformazione ma anche della mobilitazione. E non escludiamo, probabilmente abbiamo bisogno che la situazione si chiarisca un attimo, di organizzare anche una delegazione antifascista italiana, composta anche da figure emblematiche della resistenza, dell'ANPI, figure disponibili a spendersi su questo terreno per andare in Ucraina, per incontrare le forze politiche, sociali, per portare la solidarietà a tutte le forze comuniste e non che si collocano oggi sul terreno in quel paese dell'antifascismo. Grazie.